E di due morti il bilancio di un incidente stradale verificatosi stamane lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazzara, direzione Trapani, attorno alle 6.30. A perdere la vita Simona Genco, 22 anni, di Erice, studentessa in ingegneria spaziale, lo zio Giuseppe Grammatico, di 63 anni. Gli altri due occupanti, l'utilitaria, due giovani ventenni, un ragazzo e una ragazza, si trovano ricoverati presso il reparto di ortopedia dell'ospedale Sant'Antonio Abate. Le loro condizioni sono gravi ma non sono in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della stradale intervenuti sul posto, sembra che la Seat Arosa, entrando nella galleria Fumuso tra dattilo e fulgatore, forse per un malore o per un colpo di sonno del conducente o per un guasto meccanico, sia finita con le due ruote all'interno delle cunette scorriacque. Queste hanno fatto da rotaie per alcuni metri. Nel tentativo di recuperare la strada, però, l'automobile, ormai fuori controllo, ha iniziato a scarrocciare fino a quando non si è girata su se stessa e si è capovolta più volte. I corpi delle due vittime, quando i soccorsi sono arrivati, erano già sull'asfalto, privi di vita. Gli altri due sono stati immediatamente trasferiti in ospedale. I tre giovani arrivavano da Cireale, dove avevano assistito al concerto di Laura Pausini, e stamane erano arrivati in pullman a Palermo, dove ad attenderli c'era lo zio di Simona. Per tutta la mattina la carreggiata Palermo-Trapani è rimasta chiusa al traffico per facilitare l'operazione di soccorso.